Oh, siamo live. Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Family Academy. Allora, vediamo un po', siamo proprio all'inizio della ripresa della stagione di Family Academy e quindi siamo in attesa che le persone si colleghino. Vedo che c'è già una persona collegata. Ecco qua. Buonasera. Ecco, magari se ci manda in chat un messaggio se si vede, si sente bene, perché ricominciamo con le problematiche di connessione che speriamo di non averle. Ecco, vedo che iniziano a collegarsi, sì, bene, bene. Adesso poi noi siamo sempre in differita di quel momento. Ecco, buonasera, buonasera. Sì, vedo che si collegano tutti da... Vediamo se il collegamento su Facebook funziona. Ecco, sì, vedo che Patrizia, buonasera Patrizia, vedo che è collegata da Facebook, benissimo, quindi funziona tutto. Bene, allora buonasera a tutti e bentrovati a Buonasera, questa buonasera. prima diretta della nuova stagione autunnale. Un È la saluto prima. al Non dottor Paolo Morabito, è la prima sapevo che Paolo. fosse la prima. Sì, è la prima diretta. Bene, buonasera a Grazie tutti, per buonasera. essere qui con noi. Grazie a voi. Io sono Paola Quisti e mi occupo del coordinamento di questo progetto di Family Academy. E appunto, come vi dicevo, è la prima serata con il dottor Paolo Morabito, che è specialista in profiling e in human resource, nonché fondatore del progetto La Mentalità Sportiva. Analisi e sviluppo attitudine che si propone di creare appunto progetti individuali per team. E questa sera appunto parleremo della zona di comfort, di come uscire e arrivare alla zona di crescita. Tanta, tanta, Tante tante cose. Come in cose. tutte le conferenze del dottor Morabito, appunto non darà ricette, ma ci accompagnerà in un percorso dentro noi stessi, stimolando domande e riflessioni. Questo è un po' il nostro format. Allora, Bene. direi che in attesa che le persone si colleghino, e vedo che incominciano stasera, gli iscritti ce ne sono tantissimi perché l'inizio della stagione è molto frizzantino, diciamo, parte molto bene. Allora, in attesa che le persone si colleghino, due parole su chi è Family Academy, questo bellissimo progetto che ormai è al suo sesto anno di attività. Family Academy nasce per organizzare e sostenere sul territorio in forma gratuita eventi informativi e divulgativi. È un progetto di un'azienda privata che è Immobiliare San Pietro, che opera nel settore immobiliare delle compravendite sul territorio di Bologna, di Ferrara, di Imola e delle sue province, che dopo tanti anni di attività professionale, quest'anno siamo a 36 anni di attività, ha sentito appunto la necessità di restituire al territorio quanto il territorio ci ha donato in tutti questi anni. E quindi è un modo per dire grazie. Diciamo che abbiamo creato questa serie di iniziative, appunto di informazione e di divulgazione, le cui tematiche vertono, come vi dicevo prima, dalla salute, al benessere, all'ambiente, alla sostenibilità, alla casa. Poi quest'anno ci sono tanti argomenti nuovi, quest'anno, come se fosse un anno nuovo, questo secondo semestre. Che vi consiglio se volete andare a vederlo sul sito di Family Academy. Poi comunque al termine di questa diretta, diciamo domani mattina, vi spediremo tutti le slide, sulle slide ci sono tutti i riferimenti. Chiaramente tutti gli argomenti che trattiamo sono realizzati da professionisti del settore come questa sera siamo in diretta, ma abbiamo ricominciato anche con gli eventi in presenza per il mese di settembre-ottobre. Ci abbiamo provato, insomma, per vedere, non abbandoneremo le dirette, quindi manterremo comunque una programmazione di dirette, ma saremo anche in presenza, e questo lo dico per le persone che sono sul territorio di Bologna e provincia o di Ferrara. E comunque, ecco, noi, il nostro obiettivo è quello di cercare di essere vicino alle persone
e per noi questo significa dare inclusione e vicinanza al territorio. Troverete nelle nostre slide, ma anche adesso Paolo farà un accenno, delle realtà, vogliamo essere vicini a tutte le realtà associative, a quelle che possiamo, che si spendono appunto per la nostra comunità. Nella dispensa troverete alcune informazioni su delle associazioni che operano sul territorio, appunto impegnandosi su progetti sociali di informazione e di divulgazione no profit. Quindi poi troverete un articolo su un'associazione di bambini e genitori. Ci sarà anche, Paolo parlerà appunto, siccome oggi è la giornata dell'Alzheimer, di un evento con Giovanni nel Tempo che tra l'altro collabora con noi per alcuni eventi. Comunque, come vi dico sempre, in tutti i nostri incontri poi daremo spazio alle domande, quindi se ne avete preparateli che il dottor Morabito vi risponderà. Se volete restare aggiornati alle nostre attività, potete dalla pagina di Facebook mettere un mi piace o condividere la diretta con i propri amici, per chi ci segue da YouTube, iscriversi al canale e sarete informati appunto su tutte le nostre attività online. A questo punto io penso di aver parlato tanto, troppo, e quindi lascio la parola al dottor Morabito, saluto tutti e come di consueto ci vediamo al termine per un saluto finale. Ecco, Buonasera a tutti. stai lì un attimo. Allora io condivido le Sì? slide, poi magari faremo delle pause, magari per eventuali domande, per eventuali interventi che magari Assolutamente. dovessero essere. Mi Allora provo a dirai tu, io condividere. sai Sì. che ti sento e ti vedo anche se tu non mi vedi e Si vedono quindi. le slide, è la cosa importante. Adesso le mettiamo su. Adesso si vedono le slide. Perfetto, va bene. Buonasera a tutti, di nuovo, a dopo. Grazie Ciao. Paola, grazie mille. Allora, intanto buonasera a tutti, sono contento di riprendere così la mia collaborazione con Family Academy, che ringrazio il Mobiliare San Pietro e tutto il gruppo societario San Pietro per questa bella opportunità che mi dà la possibilità di essere qui con voi anche questa sera. Non sapevo appunto che fosse la ripresa online dell'attività nel secondo semestre, quindi grazie a Paola che mi ha inserito. Volevo spendere due parole, anche se chi mi ha già seguito nelle precedenti puntate non ne potrà più, però visto che c'è un numero di iscritti molto importante, presumo che ci sia anche qualcuno che si collega con me per la prima volta, quindi volevo partire dalle presentazioni. Ecco, io ho 58 anni e di professione, direi da sempre, dal lontano 1994, mi occupo di risorse umane e formazione, perché come dice il payoff della mentalità sportiva, che è analisi e sviluppo attitudinale, io diciamo opero in due campi principalmente. Il primo, che è quello dell'analisi, con la profilazione delle persone che incontro per motivi legati appunto alle human resource, come la selezione, l'inserimento del personale, il rapporto e il mantenimento delle risorse a livello di aziende, e la profilazione per quanto riguarda anche il settore privato. Collaboro molto con le scuole, mi occupo di test di orientamento scolastico professionale ed è tutta quell'attività che Paola ha indicato all'inizio come profiling. È una professione che oggi diciamo abbastanza conosciuta, soprattutto per merito delle serie televisive in cui questo profiler cerca sempre di disegnare l'identikit dei criminali. Io tanti anni fa ho scelto di farlo per il settore privato, per le aziende, dove i miei servizi sono richiesti a 360 gradi proprio per costruire appunto profili che poi devono essere assemblati, messi insieme per poter produrre team building e per produrre benessere all'interno delle squadre. Non è un lavoro semplice, però, come ho sempre spiegato, l'ho fatto seguendo anche una mia indole. Faccio un lavoro che mi piace, non sento il peso di questo, quindi ogni mattina qualcuno dice è la fortuna. Credo che ci sia stato anche un grande studio dietro, un grande lavoro, la fortuna di fare qualcosa che mi motiva e che non chiamo neanche lavoro. Quindi diciamo che per me è fondamentalmente
H24 è un hobby, cercare di così osservare l'animo umano, cercare di inquadrarlo all'interno di alcune scienze che mi stanno aiutando da tanti anni a fare questa professione. Sul mio sito troverete sul blog anche informazioni collegandovi, quindi dalle slide vi ho inserito dei link per accedere anche al mio curriculum commentato. Andando avanti, diciamo che tra le mie competenze, lo studio dei profili, la selezione, la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, che diciamo seguo con valori che sono legati al mondo dello sport. Io vengo dal mondo dello sport, ho cercato nella mia carriera di portare avanti sempre, soprattutto sotto il profilo dello sviluppo delle attitudini e sotto il profilo della formazione esperienziale, tutto quello che è l'impianto dei valori del mondo dello sport, che reputo sani per poter costruire poi una crescita personale e un rapporto di squadra corretto con i propri compagni e con i propri colleghi. Questo in pratica è l'impianto, il mio biglietto da visita e la mia professione. Come diceva Paola, oggi volevo aprire una piccola parentesi perché è la giornata mondiale dell'Alzheimer, il 21 di settembre, visto che è anche un argomento, diciamo, che conosco ma che non fa parte del mio focus professionale. Ho preso qualche dato che volevo leggere, insomma è una giornata importante, rientra all'interno del mese mondiale dell'Alzheimer, che è appunto il mese di settembre, e da tanti anni il 21 settembre è proprio la giornata dedicata a questa importante diciamo malattia che oggi contagia e prende circa 36 milioni di persone nel mondo, di cui solo 1 milione appunto sono i numeri che riguardano il nostro paese. La tendenza è quella di pensare sempre a qualcosa che ci proietta verso la vecchiaia. In realtà negli anni, forse anche per una consunzione sempre più veloce della nostra esistenza, si sta abbassando molto l'età appunto in cui sono coinvolte le persone, quindi si cominciano a verificare i primi dati intorno ai 40-50 anni, quindi insomma l'attenzione per questo importante argomento deve essere massima. Io nel mio piccolo, con la mentalità sportiva, ho organizzato per questo fine settimana un evento insomma di una certa portata, visto il numero di iscritti, che è inaspettato. Si vede che questa causa ha suscitato anche molto interesse. 24 e 25 presso il centro sportivo City Padel di Bologna, organizzato come mentalità sportiva un torneo di padel che si svolgerà proprio nell'arco delle 2 giornate. Perché il padel? Il padel perché fa parte, diciamo, di uno degli sport che pratico, cerco di praticare settimanalmente nella mia vita, ma anche perché lo ritengo uno sport, adesso ancora non ci sono dati scientifici in merito, uno sport che può, come tutti gli sport, ma in particolare questo, aiutare a attivare un certo tipo di prevenzione nei confronti dell'invecchiamento. Infatti praticato fin da piccoli fino a età anche avanzate, perché io che gioco normalmente prendo la paga normalmente anche da persone che hanno 70 anni, un buon braccio, che giocano molto bene. Quindi credo che sia un modo per tenersi giovani, e soprattutto vorrei ricordare che questo evento va a favore di un'associazione a cui sono molto legato, che è presieduta da un'amica che è Laura Guidi, Giovani nel Tempo, già il nome è fantastico, lascia immaginare l'aiuto importante che questa associazione dà in questo campo da tanti anni. Quindi vorrei salutare Laura, se c'è, perché so che segue spesso Family Academy. Se non c'è, comunque l'ho sentita oggi ed è molto felice che insomma possa anche ricordare questo evento, perché parte dei proventi del ricavato del torneo di padel andrà proprio a questa associazione. Sabato consegneremo parte del ricavato direttamente all'associazione, quindi con uno scopo benefico importante. Ci tenevo a ricordarlo perché è aperto a tutti, quindi chi vuole venire in via Calda 2 presso la Funivia in queste 2 giornate può
guardare questo sport che sta suscitando curiosità sempre di più e anche magari contribuire con una libera donazione alla, a Giovani nel Tempo, che ringrazio per tutto quello che fa. Insomma, ecco, questo era l'inciso importante che ci tenevo a ricordare. Andiamo verso i contenuti della nostra serata, che avete visto il titolo, la zona di comfort. È un argomento molto dibattuto, insomma, se ne parla sempre. Ecco, quindi io spero questa sera di dare qualcosa a questa tematica, soprattutto di dare qualcosa a voi, perché credo che di poter dare qualche strumento di conoscenza in più e qualche spunto di riflessione. Come diceva Paola, cerco di trattare i miei argomenti con molta delicatezza, di entrare all'interno delle analisi dell'animo umano, soprattutto da un punto di vista scientifico e da un punto di vista esperienziale. Io mi reputo un tecnico, non mi reputo così un guru, anche se è una parola che non mi piace molto. Diciamo che i miei studi in criminologia all'università e anche tutto il percorso esperienziale che ho fatto, spero che stasera portino a qualche spunto interessante. È un intervento a carattere divulgativo, io non sono un medico, quindi non ho la presunzione di dare ricette, ma semplicemente di sensibilizzare e dare un aiuto a chi mi ascolta, e vi ringrazio di essere qui questa sera. Il vero obiettivo è quello di fornire consapevolezza, quindi passare dal conosco abbastanza un argomento al lo conosco meglio al termine di questo di questa serata. Sarebbe già un grande risultato. Ecco, voglio portare degli spunti che vengono dalla mia formazione esperienziale. Che cos'è la formazione esperienziale? In realtà reputo importante, ed è un po' anche il focus del progetto Mentalità Sportiva, che io in prima persona possa aver provato quello che racconto. Ecco, quindi nei miei corsi ricordo sempre che non ho imparato da un manuale, anche se ho studiato molto nella mia vita, continuo a informarmi e mi piace leggere, mi piace studiare quello che non conosco, però credo che le più grandi cose che ho imparato e che cerco di trasmettere nei miei interventi sono cose che ho provato sulla mia pelle, e questo lo definisco formazione esperienziale, perché dall'esperienza si arriva alla teoria e non dalla teoria si arriva all'esperienza. Quindi è un passaggio molto importante che ci tenevo a raccontarvi e a spiegarvi molto bene. Ok, andiamo con la prima parte. Intanto, cos'è la zona di comfort? Partiamo, come sempre, dalla definizione, perché dal mettere a fuoco bene l'argomento. La zona di comfort intendiamo uno spazio sicuro in cui non rischiamo, ma nemmeno cresciamo. Ecco, lo dice già la parola, credo che, insomma, comfort zone o zona di comfort ci dà proprio l'idea, no? della sicurezza. Non è solo uno spazio fisico, anche se appunto lo è, ma è anche un concetto che riguarda la nostra mente, soprattutto diventa un modus operandi della nostra mente, un atteggiamento, è un qualcosa che incomincia a far parte di noi a un certo punto. Come sto accennando, non si limita a un cordone di sicurezza, quindi a costruire intorno a noi un salvagente, ma include soprattutto una tematica o delle tematiche che vorrei segnalare. Cioè, una è il concetto di abitudini, le abitudini quotidiane che riguardano il nostro modo di pensare, ed è un passaggio, secondo me, che va sottolineato. Quindi si parla di abitudini e allo stesso tempo si parla di quella grande tematica che è il cambiamento o la difficoltà di cambiare. Cioè, stasera cercheremo di mettere a punto a fuoco tutti questi aspetti. Può diventare la scusa perfetta per non fare, non rischiare, non crescere e in definitiva anche alla fine non vivere o decidere di non vivere pienamente la propria esistenza. La parola stessa, comfort, ci dà una lettura che forse a volte non inquadriamo nel modo giusto. La zona di conforto, cioè, quindi la parola conforto deve essere
quella che ci illumina un po' facendole questa lampadina, quindi una zona sicura, una zona protettiva, una zona in cui in qualche maniera ci autoconsoliamo. Ecco, dopo vedremo gli aspetti in cui questa zona va lasciata oppure gli aspetti in cui questa zona va mantenuta. E soprattutto un'altra tematica dopo l'abitudine e il cambiamento è anche la tendenza che in questa zona di comfort, di conforto si vive, di tenere un po' sotto controllo la situazione o sotto controllo le cose. Quindi le tematiche da mettere come pillole di queste prime slide sono abitudini, cambiamento, tendenza al controllo. Queste sono già delle caratteristiche che accompagnano la tematica di cui stiamo parlando. Come è nato questo concetto? Quindi facciamo un piccolo passo indietro, andiamo un po' a vedere alcuni cenni storici. Il concetto di zona di comfort risale a un esperimento che ormai risale a più di un secolo fa di alcuni psicologi che spiegarono che si tratta di uno stato di relativo benessere che genera un livello costante di rendimento. Questo concetto è molto importante, cioè nel senso che se mantengo le stesse abitudini, mantengo gli stessi risultati. Queste furono le ipotesi sulle quali lavoravano appunto Robert Rierkes e John Dodson. Cioè riflettere sul fatto che se mi mantengo in quella zona senza uscirne, automaticamente genererò risultati proporzionati a quel trend che ho sempre vissuto, un po' come nello sport, visto che parliamo di mentalità sportiva, che se non vengo sollecitato a prestazioni maggiori, rischiando di con nuovi allenamenti, con nuovi metodi di lavoro, chiaramente i miei risultati rimarranno quelli. Tuttavia, questi scienziati hanno anche sottolineato che per migliorare le prestazioni dobbiamo sperimentare un certo grado di ansia. Cioè uscire da quella zona, conquistare uno spazio in cui lo stress aumenta un po'. Quindi il primo passaggio di questa riflessione è capire che quest'ansia è calcolata, che questa diciamo tendenza, lo vedremo dopo nella stress zone che è collegato alla zona di comfort, è un qualcosa di dovuto, di insito nel fatto di dover crescere. Ecco, e allo stesso tempo la cosa che spaventa molti, che fa arretrare le persone, cioè senza provare a cambiare. Questi scienziati definirono lo spazio di ansia come un'ansia addirittura ottimale e indicarono che si trova appena al di fuori dei confini della nostra zona di comfort. Furono i primi esperimenti, poi chiaramente scienza si è evoluta, ha trovato altre spiegazioni. Io stesso mi diverto sempre a trovare nuove forme di sviluppo al ragionamento. Quindi a mia volta non mi accontento di quello che è il contenuto di uno studio, ma cerco di metterci con umiltà un po' del mio. Vedremo poi anche in questa serata qual è stata la strada che ho cercato di prendere. Quindi ricordiamoci l'esperimento del 1908, gli esperimenti, perché non furono solo, che portarono a questa conclusione. In zona di comfort, visto che rimango entro certi confini, le prestazioni rimangono le medesime e per uscire si calcola che c'è appunto un'insita ansia, che è definita ansia ottimale. Esperimenti successivi poi confermarono che la lotteria aveva un fondamento ed è arrivata fino ai nostri giorni, fino a circa 120 anni successivi. Gli argomenti di questa sera, do un sommario generale per capire verso quale strada andiamo, non saranno solo la zona di comfort che stiamo esplorando, ma anche le successive zone, perché riguardano un processo di cambiamento unico. Ecco, perché dalla zona di comfort si entra in zona di stress, dalla zona di stress in quella di apprendimento e poi nella zona di crescita. Io ho aggiunto una quinta zona in questi decenni, che è la zona autostima.
conchiude un po' questo percorso, cioè nel senso che ritengo importante focalizzarci, lo vedremo alla fine della presentazione, sulla quinta zona come punto di arrivo e non definitivo, perché sicuramente vedremo che quando si parla di zona, e questo vale per tutte le zone che sono indicate in questa slide, quando si parla di zona significa di uno spazio in cui si entra e si esce. Quindi mettiamo a fuoco alcuni concetti. Questo è un processo unico. Cioè, nel senso che non è pensabile di rimanere sempre in una zona di comfort, vedremo che non è pensabile di rimanere sempre in zona autostima. È un processo dinamico, in movimento, non è un processo statico. Quindi da queste zone si entra e si esce. La cosa interessante è che è una sequenza quella che vedete, cioè nel senso che si passa alla zona successiva solo se si è completata la zona precedente. Allo stesso tempo si può retrocedere, arretrare, perché smettiamo di fare determinate cose. L'importante è ricordarsi che quando parliamo di zona di comfort, parliamo di una delle zone che riguardano il processo di crescita di un individuo. Ecco, quindi sono tutte e cinque le zone. Ecco, nei manuali troverete le prime quattro. Io ho aggiunto la quinta perché ritengo, lo spiegherò dopo, che i risultati siano un passaggio molto importante per misurare la mia crescita. Quindi dire vado in zona di crescita senza fermarmi sui risultati, acquisendo autostima, acquisendo considerazione di me per quello che sto ottenendo, credo che sia un parametro che rimanga un po' fine a se stesso. Ecco, questi saranno un po' gli argomenti sui quali spazieremo durante tutta la nostra serata. Passiamo ad un altro approfondimento. Intanto, quando parliamo di abitudini di tutti i tipi. Io ne ho citate qui alcune, anche simpatiche, ecco, però diciamo che potremmo, magari grazie anche al vostro aiuto, nella prima pausa che faremo, mi piacerebbe avere un rapporto più interattivo, anche se mi rendo conto che ci sono dei limiti fisiologici per quanto riguarda la distanza tra me e voi questa sera, però probabilmente mentre io parlo e faccio questi esempi adesso, me ne verranno decine in mente. Divano del salotto su cui preferiamo restare piuttosto che andare fuori a esplorare il mondo, scritto. Primo esempio di abitudine rassicurante. Quando faccio questa metafora non intendo proprio fisicamente il divano, ma per esempio tutte le volte che decido di iscrivermi in palestra e poi non ci vado. Sono quelle famose frasi che quest'estate sento appena torno, faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro, poi non faccio niente. Ecco, quindi diventa interessante poi cominciare a portarle nella pratica queste cose. I negozi dove andiamo sempre a comprare abitualmente, no? Chiaramente in quel momento non è che ho la consapevolezza che sto seguendo un'abitudine, però ecco, ed è anche giusto andare dove ci fidiamo e dove ci troviamo bene. È chiaro che sto parlando di estremismi, cioè di situazioni in cui, per assurdo, torno a casa dal lavoro e faccio sempre la stessa strada e cerco sempre lo stesso parcheggio. Ecco, sono piccolezze, però vorrei trovarli questi esempi, ce ne sono tanti. Un lavoro che svolgiamo da tanti anni. Ecco, quante volte, ma mi è capitato anche questa mattina, io ho fatto oggi 5 colloqui di selezione, su 5, 3 persone mi hanno detto a 50, 52, 57 anni ho deciso di mettermi in gioco. Ecco, quello è un esempio di uscita dalla propria zona di comfort. Pensate un po', quante volte mi capita sentirmi dire, ma era 30 anni che non facevo un curriculum. È stato difficile farlo. Ecco, non è una colpa essere stati sempre nello stesso posto di lavoro, ci mancherebbe altro, vorrei chiarirlo, però in quel momento la persona sta uscendo dalla propria zona di comfort e entra in una zona di stress. Questo stress genera cambiamento, genera un cambio dell'abitudine precedente, quindi anche queste persone che oggi sono venute da me a fare dei colloqui, mi hanno proprio confidato questo.
Io pensavo alla serata di questa sera, dicevo, stasera voglio farlo questo esempio. Un curriculum che tanti anni che non abbiamo fatto, un colloquio, addirittura c'è stato qualcuno da gennaio ad oggi che mi ha detto è la prima volta che faccio un colloquio in vita mia, quindi c'era imbarazzo, c'era tensione e c'era lo stress di cui sto parlando. La località dove andiamo sempre in vacanza ogni anno e continuiamo ad andare sempre lì, ecco, senza cambiare, senza scoprire nuove location. La strada, ripeto, l'ho già detto, che facciamo sempre per tornare a casa. Anche il nostro modo di rispondere a una critica o di affrontare le opportunità che comportano rischi è in qualche modo una zona di comfort. Cioè ci relazioniamo sempre nello stesso modo con le persone, quindi reagiamo sempre con le stesse reazioni. Ecco, quindi adesso poi centreremo sempre di più in questo ragionamento. Pertanto possiamo dire che la zona di comfort è uno spazio che abbiamo conquistato, perché sicuramente abbiamo raggiunto quel lavoro, abbiamo raggiunto quella location di vacanza, abbiamo fatto delle scelte, ma poi possiamo dire che allo stesso tempo non solo noi abbiamo conquistato quella zona di comfort, ma anche lei ci ha conquistati e continua a tenerci in qualche modo ingabbiati. Questo nasce da un forte bisogno di controllo, come vedete dal titolo di questa slide. Il concetto di zona di comfort si riferisce infatti a uno stato psicologico in cui ci sentiamo al sicuro e non proviamo ansia o paura. E come negli anni 70 ricordo bellissimi giornaletti di Linus in cui c'era appunto la coperta di Linus, no? Che dava sicurezza al protagonista di quelle strisce. È uno spazio che conosciamo come il palmo della mano in cui controlliamo quasi tutto. E lì ci sentiamo padroni, e lì ci sentiamo numeri uno, lì ci sentiamo sicuri di noi stessi. Sono le abitudini che seguiamo con assiduità che ci permettono esattamente di calcolare quello che ci aspettiamo da quella situazione. Ed è, ripeto, una bellissima cosa. Noi stiamo ragionando questa sera di come questa bellissima cosa a un certo punto possa diventare anche una gabbia che ci impedisce di sperimentare delle cose nuove. Questo perché? Da cosa dipende? Dipende da quella difesa del copione, quindi ho parlato tante volte in altri interventi in Family Academy, nei primi 7 anni. Tra tutte le cose che si formano a livello caratteriale ci sono anche le mappe mentali. Quindi noi in qualche maniera nel momento in cui decidiamo di conservare le nostre abitudini sempre uguali, in qualche maniera stiamo difendendo un copione che ci appartiene, che si è formato nei primi 7 anni della nostra vita. In questi anni si sono formate 5 grandi mappe, ne ho parlato, quindi se avete interesse per questo argomento potete andare, grazie ai link e alle indicazioni che Paola vi darà, a vedere tanti video degli ultimi miei 2 anni di Family in cui ho trattato questo argomento. Io questa sera lo accenno per dire che quelle mappe che vedete qui segnate sono in realtà le mappe che ci spingono, o meglio, ci trattengono, scusate, forse è più corretto dire ci trattengono all'interno della nostra zona di comfort. Pregiudizi, per esempio il fatto di battezzare pregiudizio una persona con le nostre convinzioni è un esempio di zona di comfort. Perché? Perché è comodo. Evitiamo il confronto. Evitiamo di rapportarci con l'altro. Quindi è più facile, no? Dire lui è, quello mi sembra così, quell'altro cos'ha. Questo è un esempio di trattenimento nella propria zona di comfort. Quindi il mio carattere è un grande trattenitore. Sensi di inferiorità, sono timido, cosa ci posso fare? Ecco, quindi vedete questi aspetti come in realtà siano molto pratici e molto concreti. Paure e le insicurezze, non c'è bisogno neanche di spiegarle, sono il non plus ultra del trattenimento all'interno della zona di comfort di una persona. Gli alibi e le giustificazioni, vedere sempre negli altri
o in fattori esterni la causa dei propri mancati risultati. Quindi la maestra non si è spiegata bene, non avevo capito oppure mi è stato spiegato male, senza chiedere, senza fare domande. Giustificazioni sono, l'ho detto in altri interventi, tra i più grandi filtri mentali che abbiamo, sono tra i più grandi trattenitori in zona di comfort di ognuno di noi. I preconcetti, che sono simili ai pregiudizi ma riguardano non più le persone ma le cose, sono anche questi dei trattenitori in zona di comfort, perché ci impediscono di confrontarci verso una nuova esperienza. Non ce la farò mai. Ecco, rimango in zona di comfort perché quella cosa non la farò, non la vorrò mai provare, tanto so che. Ecco, questi sono i ragionamenti che indicano che in quel momento, in modo inconsapevole, totalmente in buona fede, ci mancherebbe altro, ognuno di noi sta in qualche maniera rinunciando a uscire da quella zona, ad alzarsi da quel divano metaforico di cui parlavo prima e a provare prima di giudicare. Queste sono, lo vedete sotto, le lenti deformate con cui leggiamo la realtà. Il mito da sfatare, l'ho detto anche in altri interventi, è che dopo i 6-7 anni il carattere non si cambia più, ed è vero, rimane quello, però si può gestire, moderare, controllare, quindi con uno sforzo, consapevolmente, aiutati, lo vedremo dopo, e possiamo provarci. Però ecco, non è una cosa che avviene in modo facile, non avviene in modo autonomo, soprattutto non sarà un passaggio semplice, ma se vogliamo poi migliorare, questa è la motivazione di fondo, se vogliamo migliorare noi siamo obbligati in qualche modo a uscire da quella coperta di Linus di cui parlavo prima. Il carattere quindi si può solo gestire, perché le persone non lo cambiano, ed è questa è un'altra pillola importante. Quindi ricordiamoci di questi filtri che sono il grande motivo per cui le persone fanno fatica a modificare le proprie abitudini. Ecco, io qui Paola mi fermerei un secondo, se mi senti, perché così prendo fiato anche, perché sennò... Assolutamente, intanto vedo che si è collegata anche Linda, che saluto. Allora, vediamo intanto se avete delle domande in merito a questa prima domanda, o anche qualche esempio tra quelli che ho citato, magari che può essere carino da ricordare, ecco. Se c'è, se no proseguiamo. Io sono qua. Diciamo che abbiamo sempre quei 10 secondi di connessione anticipata rispetto agli altri, quindi magari io direi che magari possiamo andare avanti al prossimo step. C'è ancora qualcuno, vero? Non sono andati sì, scappati? Sì, ci sono tranquille. No. Va bene. Ecco, Domenico, Bruno Gigli, diretto di Paolo, ok. Niente, direi che possiamo procedere, poi grazie. Magari grazie. Più gli argomenti si entri nell'argomento, più magari qualche riflessione viene fuori. Va bene. Comunque sono d'accordo siamo tutti qua, dice Laura. Laura Guldi. No, è un'altra Laura. Un'altra Laura, va bene, ciao, grazie. A dopo. Bene, allora... La fotografia la vedete nella frase finale, no? Il rapporto tra le mappe mentali che ho citato, dai pregiudizi agli alibi, eccetera, con la zona di comfort, il rapporto è io sono fatto così, cosa ci posso fare? Ecco, questo è il punto focale, o meglio, la frase con cui io disegno il concetto di zona di comfort, cioè la rinuncia dell'individuo a provare un cambiamento o a rapportarsi confrontandosi con gli altri.
sono fatto così, cosa ci posso fare? Il mio carattere è questo, lo so che sono permaloso, ma devi prendermi per quello che sono. Ecco, io credo che questo proprio dia il concetto di comodità, ma quasi una comodità, perdonatemi, che presenta degli aspetti, forse uso una parola forte, di non correttezza, cioè comodo dire questo, no? E lo trovo francamente un limite importante, ma questo dimostra anche che a volte c'è del calcolo, a volte c'è proprio un non so come fare dietro. Quindi dopo il professionista o la persona, magari come nel mio caso, che lavora su questi aspetti, deve saper distinguere quando c'è una rinuncia volontaria o un virus di comodità nel voler provarci o quando in realtà ci sono pochi strumenti, allora a quel punto c'è la buona fede e gli vanno dati anche più volentieri. Comunque, ecco, questo io lo identificherei con l'esempio tipico di come il carattere sia il timone della zona di comfort. Ok? Quali sono i segnali che siamo in zona di comfort? Ci sono dei segnali che magari possiamo cogliere in noi stessi o anche nelle persone a cui vogliamo bene, che sono vicine a noi. Intanto il primo segnale è che abbiamo la sensazione da un po' di tempo di non crescere più emotivamente o intellettualmente. Cioè è come se capissimo, magari così un po' in modo annebbiato, che un po' che siamo fermi, che un po' che siamo in quella zona di rendimento di cui parlavano i nostri due amici nel 1908. Sono in quella zona e i miei risultati da un po' di tempo sono sempre gli stessi. Magari banalmente la chiamiamo routine. Ecco, però possiamo da stasera, mi auguro, vederla sotto un punto di vista diverso. L'altra sensazione, che è un altro segnale che ci troviamo in zona di comfort, è che ti senti profondamente immotivato, demotivato. Non più, cioè quante volte ci diciamo non sono carico, è un periodo, sono mesi che non mi sento più al top. Facciamoci due domande. Magari è il momento in cui innestare, inserire un pizzico di cambiamento può essere importante. Vedremo anche degli esempi banali di cambiamento, no? Dopo. Ti chiudi a nuove idee perché ritieni che non si adattino a te. Ecco, partiamo col partito preso, il famoso preconcetto di cui parlavamo prima. Hai paura di rischiare con la scusa che potresti perdere più di quello che potresti guadagnare, quindi fai proprio dei calcoli. Però è giusto calcolare, è giusto, sono un fautore della pianificazione, sono un fautore della programmazione preventiva, ci mancherebbe altro. Però c'è un momento in cui rompere anche certi meccanismi diventa importante. Ti senti più isolato, un altro segnale, e non trovi più niente di stimolante nella tua routine quotidiana. Attenzione che questo riguarda le quattro aree della nostra vita, che ho citato in altri interventi. L'area personale. Per esempio, mi sento che non cresco intellettualmente, mi chiedo quanto tempo è che non leggo un libro, non mi prendo un po' di tempo per me. L'area affettiva, magari, ecco, un'altra area molto importante in cui, insomma, nel mio lavoro devo intervenire spesso per questioni di routine, per questioni di perdita di interesse, per problemi familiari. Penso anche a tutti gli interventi che faccio nel mondo della scuola, tra genitori e figli. Ecco, ci sono dei momenti in cui due domande è importante farli. Farsi e chiedersi appunto che cosa sta mancando e da quanto tempo non provo di modificare alcune abitudini che mi accompagnano tutti i giorni. Ecco, non impari nulla di nuovo, altro segnale che senti perché senti che stai bene così. È una condizione che non potrà durare in eterno. Sicuramente abbiamo raggiunto un gradino di una scala, quindi abbiamo anche in certi momenti, ci mancherebbe altro, il diritto di tirare il fiato in quella scalinata che è la vita, no?
Però ecco, l'importante, dicevo stasera all'inizio della serata, non è la ricetta magica del dottor Paolo Morabito, che non ne ha, è la consapevolezza che in quel momento sto tirando il fiato, ma poi probabilmente devo trovare nuovi schemi per salire quella scala che non possono essere quelli che mi hanno accompagnato fino a quel momento. Allo stesso modo dei segnali, è importante anche essere consapevoli di alcuni buoni motivi per cui vale la pena lasciare la zona di comfort. Perché la domanda che ci dobbiamo porre è: ascolta, ma io sto bene così, perché dovrei muovermi in una direzione diversa? Il primo è banalmente che a volte provare, ma ne metto qui degli esempi, ecco, poi ognuno di voi potrà trovare quello che gli è più vicino. Ecco, io compito di divulgare, quindi faccio degli esempi che non vanno bene per tutti, però ognuno può trovare quello che gli è più congeniale. Un buon motivo è che fare delle esperienze nuove prepara anche per i tempi più difficili, perché ti tiene in allenamento, perché ti fa uscire, ti fa mettere il naso fuori, ti fa sperimentare anche sbagliando delle cose per cui se dovessero arrivare tempi particolarmente difficili, tu sei già pronto. Questo è un motivo che io ho trovato sulla mia strada, mia e delle persone con le quali ho lavorato. Sicuramente uscire dalla propria zona di comfort, torniamo all'esperimento del 1908, ti rende più produttivo, perché sperimentare attività nuove, nuovi metodi di lavoro, nuovi metodi di studio, ti rende sicuramente più stimolato, più motivato, e di conseguenza ti fa ottenere più risultati. Sono tutte statistiche che non, chiaramente non ho il tempo stasera di far vedere, ma che ho sintetizzato in alcuni punti. I tuoi limiti saranno sempre più ampi, quindi uscire da quella zona mi fa ampliare i miei limiti, quindi mi fa migliorare, mi fa comunque aggiungere delle competenze, delle skills che sono più ampie rispetto a quando ero in zona di comfort. Aumenta la propria creatività, crea maggiore fiducia in se stesso e comunque ci fa sentire più vivi. C'è anche un ultimo punto, forse l'ultimo, penultimo, adesso non ho la sequenza delle animazioni, che invecchierai meglio. Quindi il tema che ho detto oggi dell'Alzheimer torna ancora una volta, cioè io ho 58 anni e credo di, a un certo punto, di aver deciso, ho sentito anche la voglia di allenarmi come non mi ero mai allenato. Ecco, quindi lo sport come prevenzione e anche come uscita dalla propria zona di comfort. Sono stato in zona di comfort, sono stato in zona di stress, sono stato in tutte le zone che avete visto. E ci siamo tutti dentro, però ecco, questo è uno dei buoni motivi per cui vale la pena a volte iniziare una nuova esperienza, una nuova, diciamo, attività che può essere lo sportiva, può essere lavorativa, può essere legata al mondo degli hobby, legata anche alla propria crescita personale. Vedete il titolo, scusate, torno indietro, che è il passaggio alla zona di stress. Quindi dopo aver messo giù alcuni concetti sulla zona di comfort, proviamo a mettere il naso fuori da questa zona e vediamo di capire che cosa si intende per zona di stress. Già il titolo è abbastanza chiaro. Per uscire dalla zona di comfort dobbiamo accettare che provare un po' di ansia di tanto in tanto fa bene. Ci rafforza e ci aiuta a crescere. E qui ho riportato volutamente il concetto di ansia, perché i livelli di ansia sono parte dei miei studi, ma allo stesso tempo poi vedremo di dare un valore positivo a quest'ansia. Il cambio di abitudini provoca un'ansia che però deve essere gestibile. Quindi il primo concetto importante è la gestibilità dell'ansia nel cambiamento, cioè non può essere illimitata, deve essere comunque controllata. Pensate che nelle prime ricerche fatte nel 1908, su questo tema i due scienziati avevano addirittura ipotizzato che l'ansia accettabile non dovesse superare il 50% della soglia di un individuo. Forse non tutti sanno che l'ansia è misurabile,
grazie anche ai test che io faccio nel mio lavoro, ci sono strumenti che la misurano. Ecco, nel loro caso non ho ipotizzato che quest'ansia, che io preferisco chiamare eustress, quindi stress positivo, che è quell'adrenalina che mi può dare l'esperienza nuova, non debba superare una soglia di accettabilità. Quindi non dobbiamo cadere in un'ansia bloccante, in quello stress bloccante. Sapete la differenza tra eustress e distress. Quindi lo stress positivo genera adrenalina, che è la competizione, per esempio, sportiva, ed è quella sfida con noi stessi che ci consente di avere addosso una carica emotiva importante. Al contrario, non deve essere panico, non deve essere blocco, ma deve essere qualcosa che noi riusciamo a gestire. Per la cronaca, quei due scienziati l'avevano battezzata in un 50%. In ogni caso, posso aggiungere che il segreto sta nel trovare un equilibrio in cui l'ansia per il nuovo e lo sconosciuto generi uno stato positivo, cioè non dobbiamo star male. Cioè, quindi inizio una nuova esperienza, calcolo che avrò delle difficoltà, ma sappiamo che queste fanno parte del gioco. E questo è un concetto a cui tengo molto. Ricordatevi, lo stress positivo e lo stress negativo. I rischi della zona di stress. Come prima abbiamo detto, ci sono dei buoni motivi per uscire dalla zona di comfort. Dobbiamo essere consapevoli che in zona di stress ci sono dei rischi. Primo, l'abbiamo detto, deve produrre un'ansia accettabile e non bloccante. Questo è il primo rischio. Esiste il rischio del tira e molla, lo chiamo, perché l'ho provato sulla mia pelle, dove il molla, scusate l'italianismo, sta proprio nel mollare e tornare indietro. Inizio una cosa e smetto. Dopo poco, alle prime difficoltà. Quindi questo tira e molla è, ve lo posso garantire, un fattore calcolato. Cioè, esiste questo rischio, sappiatelo. Per cui, quando incontrate le prime difficoltà, non sono, mi aspettavo, no, sono le difficoltà che vanno superate e bisogna andare oltre. Perché? Perché la zona di comfort è rassicurante. Quindi, inconsciamente, siamo portati a tornarci dentro. Come quando una calamita ci attira con il suo magnete. Quindi noi proviamo di uscire, ma sappiate che qualcosa vi tira indietro ed è il mi voglio bene. Ok? Torno indietro perché sto meglio dove stavo. Quindi soffro meno, ho meno rischi, faccio meno brutte figure, mi butto lì a caso, mi confronto meno, quindi c'è il rischio anche che si torni indietro molto facilmente. Ed è uno dei motivi importanti per cui molti iniziano qualcosa di nuovo e poi lo lasciano da parte. Un altro aspetto importante è che per andare in zona di stress, questo vi do proprio una certezza matematica dettata da molti studi, ma anche da esperienze vissute, non lo faccio mai da solo. Cioè, il primo consiglio che voglio lasciarvi è farci aiutare da qualcuno a uscire. Quante volte l'esempio banale è: ci iscriviamo in palestra con la nostra amica, con il nostro amico, così lo aiutiamo a uscire. Ecco, il passaggio avviene anche su di noi. Quindi, se vogliamo aiutare qualcuno a modificare abitudini, riti, usi e consuetudini, dobbiamo spingerlo fuori. La domanda è: ma chi mi spinge a me? Ecco, quindi individuate qualcuno che vi possa spingere. Il primo consiglio che vi do questa sera, importante, spero non il primo, comunque è un consiglio che reputo molto importante, è questo: che da soli è molto faticoso uscire dalla zona di comfort, perché ci vogliamo bene, torniamo nella nostra cara zona di comfort alle prime difficoltà. Quindi il mio consiglio è: affrontate le nuove esperienze sempre magari con qualcuno vicino che vi può spronare, vi può stimolare. Di solito la zona di stress è la zona in cui la persona si sente a disagio, inizia a guardarsi intorno e spesso si giustifica se le cose non vanno bene. Quindi il disagio è l'identificativo della zona di stress, mentre la sicurezza è l'identificativo della zona di comfort, il disagio
è l'identificativo della zona di stress. Molti esperti di comfort zone, zona di comfort, associano la zona di stress al disagio e basta. Io ci ho visto invece sempre anche una zona di grande consapevolezza. Cioè, certo, i miei studi mi hanno aiutato, il mio orientamento esperienziale mi ha aiutato, ma io ho sempre cercato di essere consapevole quando iniziavo delle attività nuove. Volevo sapere che cosa mi aspettava, volevo capire a cosa andavo incontro. E anche questa è una forma di preparazione. Quindi preparatevi se fate qualcosa, vi aiuterà a superare le prime delusioni. Dipende anche dalla maturità e dal senso di responsabilità dell'individuo. In sostanza non è detto che tutti abbiano disagio, alibi, paure. C'è anche chi è determinato e va, però la stragrande maggioranza delle persone hanno bisogno di essere aiutate, di essere spronate a entrare in zona di stress. Per me lo sport è stato sempre uno strumento di formazione. Mi ha aiutato a non avere cultura dell'alibi, cioè niente fattori esterni, è solo concentrato su di me, sulla mia squadra. Questo è sempre stato uno dei miei valori che ancora oggi cerco di portarmi. E chiaramente questo mi aiuta, però trovate in voi quello che invece può essere per voi, quello che vi può dare la sicurezza di affrontare delle cose nuove. Io, per la mia esperienza, ho identificato 5 valori importanti che mi aiutano a entrare, rimanere e andare oltre la zona di stress. Ricordatevi quella slide dell'inizio, sono 5 zone, tutte collegate fra loro, siamo alla seconda, ok? Ci sono 5 valori importanti in questa zona. Non giustificatevi se provando un'esperienza nuova le cose iniziano ad andare non sempre bene, quindi non cercate scuse dando colpi ad altri. Questo è un passaggio importante. Secondo passaggio, lo butto lì come battuta, uscire dalla zona di comfort significa diventare principiante di qualcosa, cioè siate consapevoli che nel momento che uscite dalla zona di comfort state iniziando da zero qualcosa, un lavoro nuovo, un rapporto affettivo nuovo, un'amicizia magari recuperata nuova oppure vecchia ma che riparte, una scuola che cambia. Ecco, il concetto del tornare principiante deve essere il mettersi in gioco. Però voi in quel momento tornate principianti, perché uscite da una cosa in cui siete bravi e iniziate un qualcosa in cui non lo siete. Quindi uso il concetto di principiante perché è un concetto di un livello sportivo, ma che rende l'idea. Ecco, quindi, ed è un buon modo per così affrontare la zona di stress. Ripartite con un bel reset. Non pensate alla mancanza di risultati, perché essendo principianti dovete ripartire e soprattutto dovete imparare. Quindi il primo passaggio di questa slide è: riparti, azzera tutto, devi imparare cose nuove. Quindi queste cose nuove non sarai bravo a farle subito, ci vorrà del tempo. Umiltà. Uno degli errori più importanti che si fa uscendo da una cosa in cui sono bravo ed entrando in una cosa in cui non sono bravo è che affrontiamo la cosa nuova con la stessa caparbietà e a volte presunzione di quella che facevamo prima. Quindi se tu sei in una zona di comfort in cui sei un campione e vai, non so, cambi sport oppure fai una cosa diversa, in quella nuova esperienza dovrai per forza essere umile perché non sei nessuno. Quindi sei nuovo del settore, sei nuovo di quell'azienda, sei nuovo di quella classe, sei nuovo di ogni esperienza. Quindi l'umiltà è importante. Se seguirete queste 5 regole che ho tratto dall'esperienza, vi aiuteranno, secondo me, a tenere duro senza tornare indietro. Se tenete duro, c'è l'ingresso nella zona di apprendimento. La zona di apprendimento, lo dice già la parola, è la zona che, avendo disciplinato quei 5 valori di prima, vi porta in una zona importante. La zona di apprendimento, learning zone, quello stadio in cui impari cose nuove.
affronti problemi nuovi, accresci le tue competenze e la capacità, studi e ti formi. Quindi stai iniziando una nuova esperienza. Importante, ripeto, prendo banalmente il cambio di lavoro. Imparo, affronto problemi nuovi, accresco le mie competenze, mi relaziono con persone nuove, le mie capacità crescono, studio, mi formo. A volte questo deve essere consapevolizzare quello che mi sta accadendo. Sono in zona di apprendimento. In sostanza, ti fai un nuovo profilo con grande impegno e determinazione. Quindi non bisogna mollare. Ecco, chiaramente poi può essere che io inizio un'esperienza nuova, non mi trovo bene, ma prima di dire non mi sono trovato bene oppure qualcosa non è andato, sarebbe importante, mi auguro che queste riflessioni possano essere domande che vi porrete prima di cambiare. Ecco, la slide che arriva adesso è una slide importante, tecnica, però ci ho tenuto a inserirla lo stesso, mi chiedo un po' di attenzione in più qui, perché parlerò di Vygotsky, e voi direte chi è Vygotsky. Per alcuni è stato il Mozart della psicologia, quindi è stato uno degli autori che io ho letto e studiato con grande passione. Per altri è stato solo uno psicologo sovietico e basta, però per altri è stato veramente un grande. Ecco, per me, vi dico cos'è stato per me. Per me è stato colui che mi ha fatto conoscere la zona di sviluppo prossimale. Che cos'è la zona di sviluppo prossimale che c'entra con la zona di comfort? È la zona in cui, lo dico, adesso vado alla slide successiva dove ho tratto nella sintesi, nell'insegnamento di questo grande psicologo ci dice che per proseguire il nostro viaggio verso il cambiamento dobbiamo essere accompagnati sempre da qualcuno. Cioè dobbiamo individuare, per questo si chiama zona di sviluppo prossimale, perché dobbiamo individuare chi ne sa più di noi in merito al cambiamento che stiamo affrontando. In sostanza ci vorrebbe sempre un maestro, ci vorrebbe sempre una guida, ci vorrebbe sempre qualcuno che ci aiuti a decodificare quello che sta accadendo nella nuova esperienza. E questo è un passaggio importante, perché noi pensiamo sempre di fare le cose da soli. Il concetto che deve rimanere è: devo essere aiutato da un maestro, può essere un collega nuovo, esperto della nuova azienda, un maestro o nello sport nuovo che vado a praticare, può essere un professore nella materia che non conosco nella scuola nuova. Ecco, ci vuole sempre qualcuno. Quindi leggetevela con attenzione quella slide, perché la zona di sviluppo prossimale è proprio la zona in cui il maestro col bambino, perché era una teoria che riguardava i bambini, lo aiuta a compiere un viaggio importante. Quindi nella zona di comfort, nell'ingresso nella zona di stress e poi in quella di apprendimento ci vogliono sempre dei maestri che ci consentano di avere anche le nostre sicurezze, certo, perché ci troviamo su un terreno sconosciuto, quindi dobbiamo avere l'umiltà di affidarci sempre a qualcuno. La zona di crescita e la zona di autostima sono le ultime due zone. Ecco, vado veloci, anche se sono molto importanti, perché della zona autostima ho parlato in due interventi in Family Academy, quindi con Paola, che so che mette sempre le slide, vi invito ad andare a riguardare i due video sui miei due interventi sull'autostima che ho fatto in passato. Sulla zona di crescita, che è la quarta zona importante, dove arriviamo, ecco, volevo spiegare un concetto che la differenzia da quella di apprendimento, quindi magari prevengo una domanda che potrebbe essere fatta. La domanda che mi viene posta più spesso è appunto: qual è la differenza tra la zona di apprendimento, che è la terza, e la quarta, che è la zona di crescita? È un quesito molto importante a cui rispondo volentieri in questo modo. Nella zona di apprendimento imparo nozioni nuove, imparo studio, quindi imparo proprio delle cose anche teoriche. Costruisco esperienze, ma sono ancora consapevolmente incapace, cioè mi approccio a un qualcosa di nuovo. Nella zona di crescita divento invece inconsapevolmente capace, poi consapevolmente capace. Quindi la differenza proprio è tra
la teoria e la pratica, il passaggio dalla zona di apprendimento dove studio alla zona di crescita dove veramente sto mettendo in pratica quello che ho studiato e incomincio ad andare. È una zona molto bella, una zona in cui vedo anche i risultati di quello che è stato il mio studio, perché è proprio una zona del fare. Nella zona autostima, che ho riassunto in questa slide, ma col link che vi manda anche all'articolo che ho scritto sul mio blog, ma poi ripeto, anche Paola potrà darvi il link, l'autostima è una condizione in cui si può entrare, da cui si può uscire in un battito di ali. Non è anche questa, come le altre, una condizione permanente, questa è la quinta zona, ma è la zona che mi dà la conferma che ho percorso l'intera sequenza, perché la zona autostima è quella in cui vedo in modo continuativo i risultati del mio percorso difficile che ho compiuto dalla, appunto, zona di comfort fino alla zona di crescita. Quindi è importante, perché la quinta zona che ci ho tenuto ad approfondire e ad aggiungere è la zona che mi dà, appunto, la conferma che ho fatto risultato, che ho fatto bene. So che non ho fatto più pause, Paola, ma vado fino in fondo a questo punto, poi vediamo se alla fine ci sono degli interventi. Io in questa slide ho riassunto le cinque zone. Vedete, lo vedete dai colori, lo vedete dai titoli. Ho anche riassunto uno schemino che è sintetico, perché le nozioni che vi ho dato sono molte, quindi spero con queste pillole di lasciarvi dei concetti nella testa. La zona di comfort è la zona in cui mi sento sicuro e in controllo nelle mie abitudini. La zona di stress, quindi salire, è quella in cui decido di affrontare una nuova sfida ed entro in una nuova situazione di disagio. Quindi tenete a mente che il disagio è insito, cioè non me l'aspettavo, sappiate che c'è. Zona di apprendimento, che è la terza, affronto nuove sfide, imparo cose nuove, nozioni, accresco le mie competenze e le mie conoscenze. Sto facendo, però sono ancora in una fase proprio di formazione, è la fase della formazione. Dopo lo riassumerò magari lavorativamente. La zona di crescita, realizzo ciò che mi sono prefissato, mi sento soddisfatto per aver vinto la mia sfida. La zona di autostima è do continuità ai risultati, perché nella zona di crescita posso già, e anche nelle precedenti, avere dei risultati, ma sono risultati casuali, sono risultati altalenanti, ci sono degli alti e bassi. La zona di autostima li ho costantemente, quindi le cose funzionano. Faccio l'esempio lavorativo. Ecco, seguitemi un po' in questo esempio. Lavoro da tanti anni nello stesso posto. Bene, decido di dare dimissioni perché non mi trovo più, ormai sono stufo, basta, gliela do su. Bene, mi prendo un anno sabbatico e mi presento a un colloquio con Paolo Morabito. Benissimo, mando il curriculum, esco dalla mia zona di comfort, in quel momento mi presento al colloquio e sudo, sono nella zona di stress. Decidiamo di collaborare perché mi piace il profilo, bene, vieni, entriamo, inizia pure la tua nuova attività. Incominciano 1, 2, 3 mesi di formazione, zona di apprendimento. La persona incomincia a lavorare, zona di crescita, comincia ad avere dei risultati. Questi risultati nel tempo si stabilizzano. Ecco, vi ho riassunto il percorso di 2 anni, ecco, almeno. Quindi entriamo in questa logica, perché magari stasera condensiamo delle pillole e poi sono in realtà temporalmente 2 anni di vita di ognuno di noi. Dall'inconsapevolezza alla consapevolezza. Ho riassunto questo schema perché nella zona di comfort, relativamente alla nuova esperienza, sono inconsapevolmente incapace. Cioè non so di non saper fare, perché sono sempre stato nella mia attività che so svolgere molto bene. Quindi rispetto alla nuova io sono ancora inconsapevolmente incapace. Vado in zona di stress, lì mi rendo conto di essere indietro rispetto alla nuova esperienza. Cioè non realizzo tutti i miei limiti.
Poi continua invece a insistere rispetto a quei valori che vi ho detto, quelle cinque cose, e incomincio a fare bene quello che devo fare. Però ancora non ho realizzato che sono diventato bravino, le sto facendo. Poi arriva un momento in cui divento consapevolmente capace, faccio le cose razionalizzando quello che sto facendo, ho capito come si fa. Ecco, lì entro nell'ultima grande zona, che è la zona autostima. E solo alla fine avremo il reale cambiamento. Vedete che in realtà il cambiamento, che noi pensiamo sia già arrivato da tempo, da mesi, ce l'ho veramente quando ho incominciato, facendo l'esempio del lavoro, a fare bene quella professione. Io, non so, ho fatto dei colloqui per agenti di commercio il mese scorso e persone che venivano dal lavoro impiegatizio. Provate a immaginare 10 anni di lavoro dietro una scrivania, poi soprattutto in questi 2 o 3 anni di pandemia sono cambiate le teste delle persone e oggi c'è gente che si butta. Ma provate a immaginare il salto dai 10 anni di back office, vado a fare l'agente di commercio con una macchina vendendo servizi e prodotti per un'altra azienda. È un cambiamento epocale. Quando quella gente potrà dire di essere veramente cambiato? Quando avrà superato tutte queste fasi, cioè fino all'ultima dove c'è il reale cambiamento. Ottengo risultati costanti nel tempo. Allora ho imparato sia la teoria che la pratica. Ultima slide, se ricordo bene, una delle ultime, una piccola riflessione. Conviene vivere eternamente fuori dalla propria zona di comfort? La risposta è no. No, perché insomma, quelle sicurezze che abbiamo, quindi do una piccola carezza finale a tutti dopo tante riflessioni, che lasciare nella zona di comfort è sicuramente importante, ma farlo non deve diventare un'ossessione. Ecco, quindi sempre equilibrio nelle cose. Dobbiamo tenere a mente che non possiamo vivere poi fuori dalla nostra zona di comfort tutto il tempo. Quindi perché? Perché di tanto in tanto è utile tornare nella propria zona, nelle proprie sicurezze, anche per fare un'elaborazione dell'esperienza nuova, no? Quindi lo so, faccio un'esperienza nuova, ma però la mia famiglia mi aiuta ad elaborare quello che sto vivendo e quindi quella è una zona di comfort e ci mancherebbe altro, tenetevela, ci mancherebbe altro. Fare costantemente riferimento a una zona di comfort perenne può portare a quello che gli psicologi chiamano l'adattamento edonistico. Che cos'è l'adattamento edonistico? È quella zona in cui le cose, le esperienze nuove cessano di essere stimolanti, di impressionarci. Cioè, persone che hanno profili estremamente innovativi, persone che hanno profili estremamente sperimentatori, che sperimentano in continuazione, a un certo punto appiattiscono la loro curva e finiscono di essere stimolati perché cambiano talmente tanto che non compiono mai il percorso nella loro interezza. Quindi attenzione che avere una sperimentazione troppo elevata poi produce l'effetto contrario, perché finisce quella scarica di adrenalina che è data dalla novità, perché se vivi costantemente nella novità poi ti annoi anche molto facilmente. Io ho terminato, vi ringrazio molto e spero di avervi dato degli spunti e perdonatemi se sforo sempre di un quarto d'ora il mio tempo. Spero. Tranquillo Paolo, ci sono un po' di domande. Mamma mia, va bene. Allora, Sabrina dice: io per uscire dalla zona di comfort ho deciso questa sera di ascoltare il webinar facendo un po' di ginnastica invece che stare sul divano. No, dai, non è proprio una domanda, è andata benissimo. Grazie, va bene, è bellissima questa cosa. Ragionier Liuzzi, io odio chi dice io sono fatto così, cosa ci posso fare? Bene, questa è Questo un'altra affermazione. è un classico, sì. Poi vediamo. Lo trovo un alibi, continua, lo trovo un alibi perfetto per non voler fare. Sì, è Poi corretto. vediamo.
Agnese, quattro aree della nostra vita personale, affettiva e ne ho perse due. Allora, personale, affettiva, professionale, sociale, hobby, tempo libero è l'ultima, quindi la personale è quella in cui diciamo, ci prendiamo cura di noi stessi sotto profilo mentale, culturale, fisico. Quella affettiva è la famiglia di origine, quella diciamo acquisita, sono i nostri affetti, l'area professionale è la nostra realizzazione nel mondo del lavoro, l'ultima è quella sociale in cui esprimiamo noi stessi in relazione alle amicizie, allo sport e agli hobby. Spero di aver risposto. Penso proprio di sì. Agnese dice: uscire dalla zona di comfort allarga i miei orizzonti. Sì, giusto. In Quello. effetti. Quando ho parlato prima di ampliare i propri limiti, è corretto dire ampliare anche i propri orizzonti, certamente. Perché poi scusami Paola, Sì, quando prego. Tanto il sto concetto di cercando. ampliare, scusami. No, scusate voi, stavo cercando una No, cosa. dicevo, il concetto di ampliare i propri limiti è che uscendo dalla zona di comfort, entrando nelle altre, andremo incontro a degli altri limiti, alzeremo sempre l'asticella, no? Quindi è un po' come salire nei livelli, di uno sport da una categoria all'altra. Quindi esco dalla mia categoria in cui ho sempre vinto e mi misuro in una squadra, più importante, che fa un campionato più difficile, quindi i limiti che andrò a scoprire saranno diversi da quelli precedenti, ma questo è anche il sale della crescita. Diciamo che uscire dalla propria zona di comfort è poi energizzante perché è stimolante se uno riesce Certo. a fare il passo bene. C'è Linda che ti ringrazia, bella presentazione, mentre c'è Claudia che dice grazie a te, tutto vero e fantastico, non smettere mai di imparare, crescere, tanta umiltà. Grazie. Direi che con quest'ultima frase positivissima possiamo concludere la serata. E come sempre ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a questa serata, perché appunto senza di voi tutto questo non ha senso. Ringrazio il dottor Morabito perché Grazie. senza di lui, e sappiamo che tutti i nostri relatori hanno poi una vita professionale, quindi ci regalano questi spazi, per cui Family Academy e io personalmente ringrazio soltanto. Ricordo a Grazie tutti che invece finalmente, per chi è del nostro territorio, il 20 di ottobre il dottor Morabito sarà in presenza a Castenaso, quindi poi nella slide te ne stavi Scusa, dimenticando. è la mia prima volta in presenza da quando sono in Family Academy, perché Quindi, sì, perché tu sei iniziato. mi hai chiamato per la prima volta che forse c'era già il Covid, Sì, per quindi. fare. Vabbè, le dirette sono iniziate con il Covid, quindi sì, Sì, assolutamente esatto. sì. Quindi a Castenaso, Quindi. scusami Paola, a Castenaso andrò in zona di stress per la prima volta dalla mia zona di comfort, e questa è ormai la mia zona di comfort, infatti. Fantastico. C'è Cristina che chiede come fare se si è soli senza guida. Va bene. Ah, Cristina, una è bella domanda. difficile. Magari scrivimi nella mail di Family Academy che Sì, troverai nella poi dispensa magari che ti do, se che mi manda anche una mandiamo. domanda, mi spiega meglio in privato, posso, se posso, dare qualche consiglio volentieri. Ok. No, vabbè, lei si riferiva, sì, esattamente a tutto il... No, scusate, pensavo a Castenaso, nel senso Ah. invece lei si riferiva all'argomento, scusate, Buona sono io domanda, la che... domanda. Ok. Niente, come vi dicevo, domani vi arriverà la dispensa, sulla dispensa ci sono tutte le informazioni per qualsiasi domanda direttamente. Se volete farla direttamente al dottor Morabito, ci sarà la sua email e quindi lui poi provvederà a rispondervi, altrimenti potete scrivere alla mail di Family Academy.
Agnese dice grazie e coraggio per l'incontro in presenza, ti danno il sostegno. Non ho capito, non ho sentito, scusami. Agnese che dice grazie e coraggio per l'incontro in presenza. Esatto, grazie Agnese, Ecco, grazie. non abbiamo detto l'argomento però che tratterai, che è l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva, che è un argomento, mi auguro, insomma, affascinante, ecco, perché è un argomento in cui la parte razionale, la parte emotiva, ma soprattutto la parte empatica di ognuno di noi deve raggiungere quell'equilibrio in cui le due anime si fondono, ecco. Però è un argomento molto vasto, cercherò di condensarlo con delle pillole importanti e adattarlo anche alla nuova zona di stress che è la presenza, appunto. Beh, ma dai, sarà un'altra cosa, sarà, poi sei abituato. No, va bene, certo. Benissimo. Ok, allora io rifaccio i miei saluti a tutti, saluto anche a te Paolo e auguro una buona serata a Grazie tutti e ci Paola, vediamo grazie a tutti. Arrivederci, prossimamente. Grazie ancora, di nuovo. buona